Il primo gol lo aveva segnato Graziani al 13° del primo tempo. Una bella azione di Daniel Bertoni sulla destra, cross teso, testa del centravanti Viola e gol. Al 19° secondo gol di Graziani, che corregge in rete un tiro di Pecci e giustamente esulta per una meritata doppietta. Bertoni al 22° si esibisce in un numero d'alta scuola con un pallonetto che finisce sulla traversa e due minuti dopo l'argentino si conferma realizzando la terza rete della Fiorentina. Lanciato da Antonioni, caracolla per tutta la metà campo cesenate, aggira Recchi e infila con calma olimpica. Al 33° il giovane Gabriele spara verso la porta di Galli, sulla ribattuta si precipita Schachner ed è il 3-1. I fiorentini non si scompongono e tre minuti dopo è il 3-2. Stavolta è Garlini a correggere di testa un tiro di Filippi spiazzando Galli. Rinasce l'entusiasmo sugli spalti, i Viola cercano di capire cosa sta succedendo e intanto Buriani pareggia. Schachner arraffa una palla sul fondo, la difende, serve indietro il compagno e Buriani beffa la difesa fiorentina immobile.